I pin di Arduino. Prima di iniziare a mettere le mani sulla scheda, conviene perdere qualche minuto per conoscerla. Se prendete una scheda Arduino, vedrete che in bella evidenza c'è un connettore USB. Questo connettore USB serve per tre cose. Vi serve per caricare il vostro software, il programma che avete scritto, dal computer ad Arduino. Serve per alimentare l'Arduino stesso, quindi fornirgli 5 volt per far sì che possa funzionare, e durante il funzionamento di Arduino lo potete utilizzare per scambiare dati, quindi mandare informazioni ad Arduino oppure farvene mandare, quindi da Arduino verso il computer, e le potete poi tracciare o leggere per sapere che cosa sta succedendo, insomma. Potete alimentare Arduino anche in un altro modo, utilizzando anche un semplice alimentatore o una batteria con un cavetto come questo, inserendola in quest'altro cilindretto nero. Qua potete inserire una tensione che va da circa 5, meglio se 7 volt, da 7 fino a una ventina di volt. Non conviene salire ulteriormente perché c'è un piccolo circuito che regola la tensione che voi applicate e la riduce in modo che possa andare bene per Arduino. Maggiore la tensione applicata, quindi la differenza tra i 5 volt che sono quelli che usa Arduino e quella che applicate voi, e non è che si rompe, a meno che superate i 25, 20-25, però viene trasformata in calore, quindi scalderà molto. La tensione applicata al connettore nero la trovate poi sul pin che vedete qua, chiamato VIN. Quando Arduino è alimentato, vedrete accesa un piccolo LED verde e potete prelevare delle tensioni di alimentazione da vari pin che trovate nella parte inferiore, e avete i 5 volt e i 3,3 volt. Queste sono tensioni stabilizzate prodotte dalla scheda Arduino. Troverete poi dei pin segnati come GND. Sono i ground che servono per chiudere il circuito, quindi il negativo di alimentazione. Ce ne sono tre perché ne servono sempre parecchi. E sono tutti e tre collegati insieme, ovviamente. Varie schede Arduino hanno un pulsante di reset che serve per riavviarlo. A seconda delle versioni, il tasto può essere in posizioni differenti. Esiste anche un pin che si chiama reset che potete utilizzare al posto del tastino, collegando un pulsante a un circuito che vada ad applicare il segnale di reset. Nella parte superiore trovate 14 forellini, 14 pin, numerati da 0 a 13, sono i pin di ingresso e uscita. Questi pin li potete vedere come dei rubinetti, facendo un'analogia idraulica, da cui può uscire o entrare acqua, a seconda di quello che è necessario per il vostro prototipo. Alcuni di questi pin sono segnati con una piccola tilde, piccola ondina, che sta a significare che sono dei pin di tipo PWM. Guardatevi il mio video sul segnale PWM per capire di cosa stiamo parlando. Le tensioni prodotte da Arduino, che possono uscire da questi pin o quelle che potete applicare, devono essere sempre di 0 o 5 volt, perché Arduino è un dispositivo digitale, funziona per 0 e 1 accesi e spenti. Nella parte inferiore, infine, troviamo gli ultimi 6 pin, denominati da A0 ad A5, che sono degli ingressi analogici. Su questi pin potete collegare dei sensori, per esempio un sensore di luce o di temperatura, per rilevare dei parametri ambientali che poi vengono trasformati in un numero che potrete utilizzare all'interno di Arduino. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!